Tu, Evelyn, hai idea di quanta gente sia stata coinvolta in una vicenda simile alla tua? Roma circa 250.000 persone e Famiglie. famiglie. First of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. Ci dichiariamo tutti quanti persone corrette, leali, pronte a battersi per una giusta causa, quando la causa ci riguarda. Quando però il problema non ci tocca, è distante da noi, lo affrontiamo con leggerezza, con distacco e subito dopo ce ne dimentichiamo. Il tema di oggi tocca circa 250.000 famiglie solo su Roma. Se consideriamo tutti i comuni del Lazio, arriviamo a circa 400.000 famiglie. Considerando che ogni caso familiare investe mediamente 3-4 persone, significa che questo tema che stiamo affrontando coinvolge circa 1,5 milioni 2 milioni di persone, vittime di un'ingiustizia di questo mondo drogato di potere, di soldi e soprattutto dell'indifferenza di chi non ne è coinvolto. In una condizione ingiusta c'è chi ci può guadagnare e chi ci può perdere, ma l'ingiustizia resta e di fronte all'ingiustizia non è possibile che esistano schieramenti. Io personalmente non sono coinvolto da questa vicenda, ma ho voluto approfondire, ho voluto sviscerare il problema e ho intervistato e ascoltato molte di queste persone. Ne ho vissuto il dramma familiare da padre di famiglia, padre di 3 figli, e soprattutto ne ho sentito la pietas di essere umano. Poi, da miliziano rosveltiano quale sono, ho anche individuato dei responsabili diretti finali, ciascuno per un motivo differente. Al momento ne ho individuati 2 e a questi signori anticipo che io personalmente, Claudio Testa, in qualità di commissario regionale Lazio del Movimento Roosevelt per la difesa dei diritti umani e della Costituzione, andrò personalmente da ognuna di queste famiglie e le convincerò a sottoscrivere una denuncia presso la Corte dei Conti per contestare a chi di dovere un provocato danno erariale e ne invocheremo le immediate dimissioni dalla loro carica pubblica. La prima a cui rivolgiamo questa attenzione è Virginia Raggi, sindaco di Roma, che come Maria Antonietta Lorena d'Asburgo era chiamata Madama Deficit e lei è deficitaria, deficiente in capacità gestionali e nelle sue competenze specifiche. Con la sua inettitudine sta permettendo che milioni di suoi concittadini vivano sotto una pendenza giuridica che, se li vedesse condannati, perderebbero tutto quello che hanno costruito in una vita di sacrifici, a cominciare dalla loro prima casa. Virginia Raggi potrebbe sciogliere questo intrigo giuridico in un batter d'occhio, in un attimo, restituendo la serenità a tante persone romane. Perché le ricordo che il primo cittadino è primo un cittadino e non dovrebbe mai permettere che un suo pari subisca queste ingiustizie. Ma non solo. Se non fosse inetta come di fatto è, risolvendo questa situazione potrebbe far entrare nelle casse del Comune di Roma oltre 50 milioni che potrebbero essere investiti in infrastrutture, in servizi e in tante altre attività che potrebbero beneficiare i cittadini romani, a cominciare per esempio dal chiudere tutte le buche, no? Che ne dice Virginia? Ma lei pensa di ricandidarsi, vero? Ma di cosa stiamo parlando? Avete mai sentito parole come affrancazione, convenzione, diritto di superficie, prezzo massimo di cessione, edilizia popolare, detta PEP? Immaginate che per oltre 30 anni notai, comune, istituzioni, banche, istituti di credito, agenzie immobiliari, periti e la stessa giurisprudenza prevalente ha dato parere favorevole a questa prassi, a questa consuetudine, per cui per anni venditori ed acquirenti hanno concluso le loro operazioni immobiliari con piena soddisfazione da entrambe le parti. Sono case queste che hanno subito cambi di proprietà negli anni per 3 o 4 volte. Case che sono state acquistate e con il cui ricavato sono stati comprati altri immobili. Ricordo il numero.
numero. Solo su Roma sono 250.000 famiglie come venditori e 250.000 famiglie come acquirenti, che fino a un certo punto hanno vissuto la loro vita in maniera serena. Poi, improvvisamente, il 16 settembre del 2015, una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, esattamente la numero 18135, ha sentenziato sostanzialmente che non avevamo capito nulla per 30 anni, avevamo sbagliato tutti. Quindi, con valore retrattivo, questa sentenza ha detto che tutti gli atti fatti fino a quel momento avevano una nullità parziale, erano nulli solo nella parte relativa al prezzo. Quel solo ha scatenato l'inferno. Gli ultimi acquirenti hanno pensato bene di rivalersi sui loro venditori, richiedendo indietro la differenza di sovrapprezzo che in ogni singolo caso ammonta a più di centinaia di migliaia di euro. Dal 2018 è dunque in atto una guerra sociale, una guerra tra poveri, che produrrà solo morti e feriti. Una guerra che sta impegnando attualmente i tribunali per oltre 40.000 procedimenti, spese legali ingenti per entrambe le parti ed una tensione sociale che non ha precedenti. Perché? Ve lo spieghiamo. Cerchiamo di capire meglio i fatti aiutandoci con un po' di grafica. I soggetti di questa brutta storia sono un terreno, un sindaco, un edificio da costruire, una cooperativa, un'impresa di costruzioni, un notaio ed il suo relativo atto notarile, una coppia di acquirenti, la stessa coppia di acquirenti che diventa poi nuovo venditore, di nuovo un notaio e il suo relativo atto notarile e un nuovo acquirente. La sequenza nuovo venditore, notaio, nuovo acquirente si potrebbe ripetere anche per più volte nel corso degli oltre 40 anni di durata di questa brutta storia. Allora, ho pagato alla cooperativa 105 più IVA, ho pagato le migliorie, sono arrivato a 190.000 euro e l'ho venduto a 280.000 euro. Ho acquistato l'appartamento tramite un'agenzia immobiliare prima, e poi tramite il notaio mi ha fatto l'atto e tutto, insomma, di questo appartamento a prezzo di mercato. Insomma. Acquisto una casa da privati con diritto superficie, pagandola 145 milioni. Dopo circa 10 anni la rivendo a 175 mila euro. Sono il terzo o il quarto acquirente io, quindi non sono un acquirente da cooperativa o da altro. Tra tutti questi soggetti, ad un certo punto si interporrà la pubblica amministrazione, che farà abbattere sull'edificio e su tutte le persone ad esso collegate un fulmine a ciel sereno. Premesso che questa sentenza ha coinvolto anche il retroattivo, quindi tante persone che hanno venduto fino a 10 anni prima un appartamento in edilizia PEP, si chiama così, in diritto di superficie, e sono state coinvolte, sono state chiamate in causa per indebito. Nel 2018 mi arriva recapitata la diffida da parte del mio acquirente, dove mi chiedeva indietro 200.000 euro, chiamandola plusvalenza. Nel 2015 è uscita questa famosa legge, oltretutto retroattiva, ho rifatto il ricorso, l'ho perso e il giudice mi ha condannato a pagare 142.000 euro. Ma hanno fatto dei miglioramenti, capisci? Perché io oltretutto io pure ce l'ho detto. Hanno fatto dei miglioramenti su che cosa? Su tutto, su tutti i cose, pure su un vecchio libretto di 20 anni fa, me ne ha usato trambati. Questa storia naturalmente ho perso subito, quindi condannato a risarcire di 120.000 euro. Io ho visto persone svenire, piangere, è una cosa ingiusta. Ma riprendiamo la storia. Il terreno di proprietà del comune, magari espropriato a qualche ignaro cittadino, nell'idea del sindaco deve diventare edificabile. Proprio lì vuole costruire un edificio ad appartamenti da destinare alle persone più bisognose. Dalla sua, il sindaco, alla legge numero 167 del 18 aprile 1962, modificata poi nella successiva e ancora valida legge numero 865 del 22 ottobre 1971. Questa legge prevede che si possa edificare solo con dei piani di edilizia popolare, detti comunemente PEEP. Per fare questo, il comune deve redigere una convenzione
che tra i vari vincoli deve prevedere un vantaggio per l'acquirente nel suo prezzo di acquisto, che deve essere fisso e stabilito a priori dal comune. La convenzione prevede che il comune di Roma ti cede in diritto di superficie un terreno dove poi verrà costruito un appartamento che veniva venduto al socio. Tali convenzioni vengono redatte in maniera diversa da comune a comune. Il comune non ha stipulato una convenzione dove tutto ciò è chiaro, come è successo nel comune di Milano, per esempio. Questo passaggio è molto chiaro, con noi no, su tutta Roma. Io parlo del comune di Roma, so che molti comuni, molti sindaci e molti consigli comunali hanno fatto delle delibere ad hoc, hanno velocizzato le pratiche. Il comune di Roma non si è mosso più di tanto. Il sindaco affida dunque l'incarico ad una cooperativa che si occupa di realizzare il progetto e di raccogliere soci potenziali acquirenti, al quale chiederà di partecipare versando degli anticipi a titolo di prenotazione, ma anche per sostenere i costi iniziali dell'opera. Ho acquistato su carta dove non c'era niente di definito, ho versato una quota, inizialmente 20 milioni, cari vecchi milioni, e solo dopo ho scoperto che era un'agenzia che quindi aveva incassato questi soldi così. Non sono mai stati messi sugli stati avanzamenti lavori, vengo dirottata in cooperativa con un'iscrizione automatica, da lì incominciai a capire che la situazione non era così come si prospettava. C'era un progetto non ancora approvato, una convenzione non ancora stipulata. In qualche luogo remoto, ma non tanto, della storia che vi stiamo raccontando, è accaduto che la cooperativa è sparita ed il malloppo, ovvero i soldi anticipati dai soci, hanno preso il volo. Pluff. La cooperativa raccoglie i soci e la fa molto spesso con inserzioni, nel mio caso, su Porta Portese. E una volta raccolti i soci si faceva pagare una quota annuale, circa 500-600 euro, a fondo perduto. Quelli non erano caricati sul prezzo di casa. Ma quella che narriamo noi è una storia che ha visto costruire gli edifici e completarli, con vincoli dettati dalla convenzione, sì, che oltre a quello già specificato prima prevede anche 1. Un tempo minimo di 5 anni entro il quale non è possibile vendere anticipatamente l'immobile. Prima dei 5 anni non poteva essere venduta se non per motivo necessario e avrei dovuto chiedere a quel punto il permesso alla regione. 2. Un prezzo massimo di cessione, detto PMC, che sarà l'oggetto del contendere di tutta la nostra brutta storia. Allora, la convenzione viene stabilito un prezzo massimo di cessione al metro quadrato. Avrebbe dovuto vendere a me con un prezzo vincolato. Nella convenzione si stipula un limite di prezzo nella prima cessione tra il titolare della convenzione e il primo acquirente. Nella prima cessione al primo acquirente, i primi acquirenti saremmo stati noi, perché la cooperativa ha fatto in realtà una vendita. Invece con la sentenza esce fuori che questo vincolo è per tutte le vendite successive. A tutto ciò va aggiunto e ricordato che il comune resta proprietario del terreno per un periodo variabile che va da 60 a 99 anni. Sull'immobile quindi pesa un ulteriore vincolo che è il cosiddetto vincolo di superficie. A questo punto il terreno c'è anche se con il vincolo di superficie. La cooperativa ha tutti i soldi necessari per pagare l'impresa di costruzione. L'edificio è completato. I soci proprietari sono felici. Tutto in regola, atto notarile, tutti contenti. Si può fare l'atto dal notaio. Il tempo passa e anche gli anni. E la coppia cresce. La casa non è più sufficiente. Decidono di venderla. Ed ecco che ricompare il notaio, l'atto di vendita e un nuovo acquirente. Il venditore nel frattempo molto probabilmente acquisterà una nuova casa più grande e quindi ad un prezzo superiore a quello di vendita. E niente, poi l'ho rivenduto nel 2010 a 200.000 euro. Sempre con agenzia, il notaio oltretutto era suo dell'acquirente, quindi hanno fatto tutto loro, tutto regolare, tutto perfetto. Tu hai venduto a 200.000 euro, giusto? Venduto 200.000 euro. E hai ricomprato? Sì, bravo. Oltretutto ho comprato un'altra casa, l'ho fatta col mutuo e sto pagando il mutuo. Cioè non è che mi sono preso soldi. Quindi che... tu con quelli là ho comprato un'altra casa un po' più comoda, più grande, ho rifatto un altro mutuo sopra, oltre ai soldi che ho preso, ci ho fatto un altro mutuo sopra. Quindi tu hai un mutuo attuale di quanto sei riuscito? Adesso è 50.000 euro. Quindi hai 50.000 euro di mutuo sulla nuova casa. E 140 da pagare su quella che mi hai.
riprende dunque la sequenza nuovo venditore, notaio, nuovo acquirente, che si va ripetendo anche per più volte nel corso degli oltre 40 anni di durata di questa storia. E vissero tutti felici e contenti. Fino a quando? Compilammo un'istanza chiedendo informazioni più dettagliate per un'ipotetica vendita. Dopo circa 10 giorni il Comune di Roma mi rispose con in carta intestata Roma Capitale, protocollata a mio nome, mettendo tutti i riferimenti sia della convenzione che dell'appartamento, che del lotto, che della particella, quindi potevo essere solo il mio appartamento, dandomi il benestare alla vendita a chiunque a libero prezzo di mercato, perché non c'era alcun vincolo pendente. Nel momento in cui è uscita fuori la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 1835, ha creato il caos. Si sono instaurati grandi interessi anche su questa storia, perché gli avvocati si sono accordati con una sorta di pubblicità: vuoi recuperare il 70% del tuo prezzo pagato ingiustamente, vieni da noi senza spese legali. Ringraziando Dio siamo riusciti a sensibilizzare alcune parti politiche, che non finiremo mai di ringraziare, come l'onorevole Grassi, al di là dell'appartenenza politica, perché c'è stato un accoglimento di questo emendamento che è diventato poi legge. Io in particolare ho contribuito all'uscita di questa legge 136, e quindi il discorso è questo, che affrancando, quindi la famosa affrancazione permette di sbloccare il prezzo, e quindi noi possiamo pagare un importo per essere finalmente salvi, per non pagare l'indebito, questo famoso indebito. Ma in realtà che succede? Che la macchina amministrativa si è fermata subito. Era agganciato un decreto ministeriale che doveva essere immediatamente emesso dopo la legge, e stiamo a 18 mesi di distanza e di questo decreto ancora non si sa nulla. Allora, riepiloghiamo. Compro una casa con diritto di superficie, faccio passare 5 anni come previsto dalla convenzione, dopodiché vendo a prezzo libero. La convenzione parla di prezzo massimo di cessione solo per la prima vendita. Mi fido dunque del notaio, dell'agenzia immobiliare, del perito e addirittura del comune, che in qualche caso mi rilascia un nulla osta in cui mi dice che posso vendere a prezzo libero. Arriva la sentenza 1835 e il mio acquirente mi condanna a pagare qualche centinaio di migliaia di euro. Ha ragione il venditore, perché ha seguito la prassi. Ha ragione l'acquirente, perché oggi, con la 1835, si ritrova a dover vendere la propria casa ad un prezzo inferiore di quello che l'ha pagata. Hanno ragione tutti. E le istituzioni, così come le stelle, stanno a guardare. Grazie ad alcuni politici veri, onesti, con la schiena dritta e che ringraziamo, il 17 dicembre del 2018 arriva la legge 136, che permette di affrancare e quindi di liberare l'immobile dal vincolo del prezzo. Dopo aver pagato l'affrancazione che potrebbe pagare il venditore precedente, l'acquirente ha l'immobile libero e quindi lo può vendere anche lui a sua volta a prezzo libero di mercato. L'acquirente attuale, inoltre, di sua volontà, può trasformare l'immobile acquisendo anche il diritto di superficie, quindi acquisendo, attraverso l'istituto della trasformazione, la piena titolarità dell'immobile, compreso quel pezzo di terreno che era il diritto di superficie precedente. Tutto potrebbe tornare a posto e le liti cesserebbero di colpo. Tutto risolto. Ma il Comune di Roma non mi fa affrancare. Il sindaco invece di Pomezia, che è un arraffone, Adriano Zuccalà, pretende che vengano pagate contemporaneamente entrambe le operazioni, affrancazione e trasformazione, dimenticando questo incompetente che la trasformazione la può pagare solo l'attuale proprietario, mentre l'affrancazione la può pagare chiunque. E mi sembra evidente che l'attuale proprietario, che chiede centinaia di migliaia di euro all'ex venditore, non ha nessun interesse a liberare l'immobile con qualche migliaio di euro. Arraffone e incompetente.
I comuni quindi sono responsabili in quanto non permettono la realizzazione di questa pace sociale che si potrebbe raggiungere. Ora capite perché ce l'abbiamo con questi due sindaci che definiamo così cialtroni? Ed ora passiamo ai politici. Da quel 17 dicembre del 2018 sono passati 18 mesi e siamo ancora in attesa di un decreto attuativo che completi il tutto. Qual è il mistero di tanta ingiustificata attesa? Volete vedere la gente scannarsi? E infatti è così. La gente continua a scannarsi nei tribunali e quelli che ricorrono ad una mediazione pagando qualche decina di migliaia di euro lo fanno anche con obbligo a non divulgare. Lo fanno come se fossero dei delinquenti. Questa vicenda, capite perché è importante? Perché ci dovrebbe far toccare con mano e capire fino in fondo quanto le istituzioni e chi ci amministra sia a distanza siderale da quelli che sono i nostri problemi reali di cittadini. Ma noi cittadini, come l'indiano sulle sponde del fiume, aspettiamo. Noi, della milizia rosveltiana, non dimentichiamo. Buona vita a tutti. Non dimenticherò mai il giorno in cui mio figlio piccolino, dopo che ha sentito parlare me con la mamma, ha preparato una busta con dentro i suoi giocattoli. Con dentro i suoi giocattoli dicendo: papà, se ci tolgono la casa questi li portano con me.